Monti della Laga in mostra in questi mesi, 4.000 visitatori, insomma un successo per questa rassegna culturale itinerante. Sì, è stato un successo molto importante perché se consideriamo che sono piccoli borghi abbandonati o semi abbandonati, quindi il portarci del turismo rurale numeri importanti su queste zone non è affatto facile per problemi di viabilità e per altro tipo. Quindi noi siamo soddisfattissimi sia dei numeri di presenze ma soprattutto del coinvolgimento delle popolazioni residenti, perché quello è stato il vero segreto del festival. Tutti quanti si sono ritrovati, si sono adoperati e mobilitati per abbellire i paesi, per recuperare gli spazi perduti e per far sì che ciascun angolo del borgo sia restituito agli antichi splendori. Ecco, questa è stata la cosa più bella a cui siamo orgogliosi, perché le comunità hanno risposto in maniera splendida e grazie al contributo e l'aiuto delle amministrazioni comunali e del BIM che ha facilitato la presenza dei turisti ed anche dell'Archivio di Stato, che ci ha messo a disposizione del materiale importante dal punto di vista storico, è stato fatto un lavoro eccezionale. I stessi borghi hanno loro stessi ideato e rappresentato le iniziative, le proposte di giornata secondo la vocazione e la peculiarità di ciascun borgo. Quindi questa è stata una cosa molto bella e assolutamente inedita, se pensiamo che ha interessato 7 comuni, un territorio grandissimo, e quindi noi siamo soddisfattissimi. Da riproporre, immagino. Da riproporre, sì, stanno anche aumentando i comuni che aderiscono, anche, avremo anche la parte marchigiana e laziale e aquilana probabilmente, quindi siamo molto orgogliosi di questo, perché i Monti della Laga noi li abbiamo sempre pensati come un distretto unico, quindi anche perché la storia ci ha sempre unito in queste zone, quindi è giusto recuperare un'aggregazione, un percorso comune. E la cosa più bella è che questo progetto è stato adottato anche dal Ministero della Cultura, che dà anche un carattere nazionale a questa progettualità, che riteniamo sia importante.